ecco la formazione italiana: Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Antonioni e Graziani. Ma in avanti Cabrini. Rossi, gol! Rossi! L'Italia in vantaggio, Rossi! Leandro Cerezo. Rossi, Rossi! Prontamente sfruttato da Rossi, l'ultimo minuto del secondo tempo. Dalla bandierina Conti. Thank you.
finito la serie dei collegamenti col derby fra Milan-Inter 2-2, Gianni Vasino. È stata una bella partita, piacevole, con le due squadre che sono affrontate cavallerescamente come da molto tempo non si vedeva, perché soprattutto si è cercato di evitare in qualsiasi modo la violenza ed è stato un derby esaltante anche per il gioco e per l'altalenarsi delle reti. Vediamo insieme le immagini che riguardano subito la partenza a razzo del Milan, che per 20 minuti ha dominato il campo. E Vani ad andare in avanti, nessuno lo fronteggia, mette al centro, tocco di Virdis per Rossi ed è il primo gol di Rossi in maglia del Milan. L'1-0 dopo 6 minuti, insiste il Milan, Wilkins sente il pallonetto e lo manda alto di pochissimo. Ed è l'Inter che sull'altro fronte va avanti con Bredi, Cucchi, Terraneo non può far altro che buttarsi sui piedi e Altobelli mette in rete. Stasera Sassi ci parlerà di questo gol. Ancora Altobelli in bella evidenza, tunnel, poi sbaglia la conclusione. Bredi che cerca di fare tutto da solo, siamo ovviamente nella ripresa, ma sbaglia il tiro conclusivo. Collovati mette al centro, Altobelli controlla, serve Rummenigge che viene falciato da Di Bartolomei. È rigore per l'arbitro Agnolin, giustamente, batte Bredi e il 2-1, l'Inter è in vantaggio, il suo momento migliore. Sull'altro fronte Mandolini respinge, gran botta di Di Bartolomei, Rossi è bravissimo a stoppare e poi a battere il portiere dell'Inter. Rivediamo un attimo al rallentatore questa azione. Di Bartolomei, gran botta al volo, Rossi ha la calma per bloccare, girarsi e infilare. E con questa rete del pareggio ti restituisco la linea Valenti.